Oggi faremo la pasta fresca e in particolare le tagliatelle con prosciutto e piselli. L'occorrente per 2-3 persone sono 2 uova, 200 g di farina di grano tenero 00, sale, olio extravergine di oliva e all'occorrenza un po' d'acqua. Facciamo un piccolo buchetto al centro. Dove andiamo a mettere le 2 uova. Questo può ovviamente essere fatto anche con un'impastatrice, ma noi lo faremo a mano. Mescoliamo il tutto, includendo piano piano la farina. Andiamo ad aggiungere un po' di sale e un cucchiaio di olio di oliva. Poi continuiamo a mescolare. Lavoriamo la pasta fino ad ottenere un bel composto omogeneo. Facciamo una pallina e la chiudiamo nella pellicola e la lasciamo riposare a temperatura ambiente per almeno mezz'ora. Nel frattempo la nostra pasta si è riposata, quindi ne prendiamo un piccolo pezzo. Lo schiacciamo e lo tiriamo alla macchina tirapasta. La nostra pasta si è un po' asciugata, quindi prendiamo la striscia, la ripieghiamo su se stessa, in questo modo. Dopodiché tagliamo delle fettine di circa 5 mm di larghezza. Ed ecco qua le nostre tagliatelle. Che lasceremo riposare ancora un po' sul tagliere. Dopodiché vanno cotte in abbondante acqua salata per 5 minuti e condite con il nostro sugo prosciutto.